Settembre Libri a Sarno è una rassegna di lavori editoriale ormai ben consolidata ed anche quest'anno ha rappresentato momenti importanti di confronto, di dialogo e di crescita. Con testi e libri tutti differenti e differenziati presentati nella splendida location di Villa Lanzara, tanti gli autori, gli scrittori, i giornalisti che si sono alternati. Appuntamenti differenziati, siamo alla quasi conclusione di quest'undicesima edizione. È stata un'undicesima edizione un po' più eterogenea perché si è immaginato di prendere un po' tutte le età, tutte le tipologie di lettura in maniera tale da dare spazio a tutti coloro che mostrano interesse nella lettura. Le tematiche sempre diverse, dal sociale alla giustizia, dalla medicina alla storia, all'attualità. E con l'ultimo lavoro presentato rispetto alla strage di Via D'Amelio si è chiusa una prima parte, ma guardando già lontano e quindi alla nuova programmazione e ai nuovi appuntamenti. Abbiamo portato Fiammetta Borsellino nel carcere, dove c'erano tanti giovani. E dopo il suo racconto ho visto alcuni detenuti piangere. Penso che sia una testimonianza così abbiamo un valore enorme, più di tanti discorsi, e anche nelle scuole bisogna far crescere le nuove generazioni consapevoli di quello che è stato quello che sono stati quegli anni, perché questo non accada più, perché non ci siano più depistaggi, perché la mafia sia sconfitta e non abbia nessuno spazio. A mio avviso penso che sia un argomento importantissimo e interessantissimo e vada portato soprattutto nelle scuole. È un tema che va affrontato nelle scuole, va portato perché insegnare ai ragazzi fin dall'età più piccola che ci sono persone che hanno dato la vita per la legalità è importantissimo. Siete già pronti a continuare, lo possiamo dire? Certo, infatti abbiamo settembre Libri e poi 31 ottobre avremo Maurizio Printore che sarà ospitato qui da noi e ne siamo veramente lieti, perché a dire la verità questa amministrazione, il sindaco di prima Peppe Cambola e il sindaco di oggi Francesco Squillante tengono molto alla cultura e quindi già siamo proiettati ad organizzare un premio per Settembre Libri. Non sarà solamente una rassegna, ma sarà istituito un vero e proprio premio che stiamo già attivando con la provincia e con la regione per riuscire ad avere anche il loro patrocinio e di farlo diventare sempre più grande, perché Sarno è un paese che partecipa a questi eventi, infatti forse non si è mai visto negli intorni 200-300 persone ogni volta che presentiamo un libro, sarà anche di spessore, però insomma diciamo che è un evento che sicuramente richiama